Agosto per Santa Maria di Licodia è il mese dell'abbraccio a San Giuseppe, patrono della cittadina. Il comitato dei festeggiamenti San Giuseppe è infatti già al lavoro per curare nei dettagli il programma dei festeggiamenti in sinergia con il comune e con la parrocchia Santissimo Crocifisso. I festeggiamenti entreranno nel vivo a partire dal 23 agosto con il triduo di preparazione che sarà avviato dalla celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Salvatore Genchi, vicario generale della l'arcidiocesi di Catania. Nel giorno della vigilia della festa, sabato 26 agosto, giornata dedicata alla Madonna di Licodia, dalla Chiesa Madre alle ore 18 si snoderà il corteo della processione che accompagnerà il simulacro della Madonna per le strade cittadine insieme alle confraternite. Subito dopo la Santa Messa, un tripudio di gente parteciperà alla sbarrata del simulacro del Santo Patrono. In questo modo le festività entreranno nel clou con i fedeli che si stringeranno in preghiera attorno al Santo. Sin dal 1876 i licodiesi dedicano l'ultima domenica di agosto a San Giuseppe. A sottolineare l'importanza dell'intera giornata sarà la presenza dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, che alle ore 9 presiderà la celebrazione eucaristica che di fatto precederà il rito della vestizione con la traslazione del simulacro dalla chiesa in piazza Umberto, accolto dai tanti fedeli, molti dei quali per l'occasione rientrano nel loro paese d'origine per vivere i riti e le tradizioni che si tramandano da generazione in generazione. Dal balcone del municipio il sindaco Giovanni Buttò rivolgerà un pensiero nel giorno di festa alla cittadinanza. Poi il fercolo del Santo raggiungerà le vie della cittadina, accompagnato dal corpo bandistico e dai tamburi imperiali, con uno dei momenti più attesi, quello della corsa da Chianata dei Caseddi e l'affidamento dei bambini a San Giuseppe. I festeggiamenti poi proseguiranno lunedì con la processione serale del simulacro, con diverse soste come quella davanti al corpo di polizia municipale per un omaggio floreale, davanti alla chiesa della Madonna del Carmelo per un momento di preghiera e poi a Calata di L'Angelo in via Ameglio. Dopo la corsa del fercolo in piazza Umberto, il simulacro sosterrà ancora tra i fedeli. In piazza infatti si svolgerà la tradizionale asta che mette insieme doni offerti al Santo Patrono. I fuochi pirotecnici segneranno la conclusione dei festeggiamenti intorno alla mezzanotte con il rientro in chiesa del fercolo. Tra gli appuntamenti collaterali ai momenti religiosi, il Comitato San Giuseppe, con il patrocinio del Comune, ha promosso una serie di eventi quali un tributo ai Pooh sabato 26, il concerto sinfonico dell'Orchestra Pacini lunedì 28 e la prima edizione del premio Il Giglio d'Oro domenica 27 con una serata di cabaret e musica.